avanti ritornelli. Buongiorno, buonasera, ciao, buongiorno. Ciao, ciao Paola. Buongiorno. Prima di dire cosa ci sarà nel programma di oggi, nella trasmissione grande di martedì oggi. Ci hanno scritto qualcosa anche di molto speciale, ci hanno lo vogliamo WhatsAppato dire. WhatsAppato da Genova ed è Roby a scriverci proprio così. Carissimi, una delle caratteristiche più tipiche che vi caratterizza e rende onore è la signorile garbatezza. Grazie. Da oggi rara, avanti così. Vai. Ma grazie, complimentoni. Tra l'altro non è per chiedere una dedica, era proprio così. Un messaggio, come dire, spassionato. Sì, e ce ne sono moltissimi. Adesso, in questo anno nuovo, li leggeremo via via. Così via via, ogni tanto ne leggiamo qualcuno. Intanto oggi partiremo con... Ci sarà Tony Antodisco, Luciano Nelli e Paola Perfect Symphony alla grande. Ah, dalle cupole, pensa, da un Ballando le cupole di un mesetto fa circa. E poi Nico Fidenco, purtroppo, vabbè. Conosciamo meglio Michele, Marco Niagara, insomma ce ne sono tanti, Cristiano Chesi, Tiziana Casetta, Tata Negen e Luciano Nelli, My Way a Swing dalla Scandinavia. Wow, Mister My Andando Way, New Version. Che ho ricevuto tantissimo, abbiamo passato una volta per caso qualche mese fa, ha avuto un riscontro straordinario. Beh, è una versione che sembra nuova rispetto a quella tradizionale, sì, ma che tu perché nessuno già l'ha mai fatta così, devo dire che ora poi quando la presentiamo dopo ve lo spiego meglio. Non intanto partiamo con Tonia. Dai, vai Tonia Todisco e vai. Distrattamente resto qui, qui sulla spiaggia e son sicura ti amerei così per sempre. E son sicuro ti amerò finché vivrò. Senza ragione né pietà, luci spente. E son sicuro ti amerò perdutamente. Se gioco bene le mie carte, sarà per sempre. Se muove ancora un altro passo, oddio, non passo. Speriamo almeno per un sì. Speriamo non finisca qui. Distrattamente emozionati e innamorati. E son sicura ti amerei così per sempre. E son sicuro ti amerò. E adesso ci colleghiamo a un Ballando le cupole del mese mesetto e mezzo fa, sì, dove io e Paola abbiamo presentato insieme a tante altre belle canzoni, abbiamo presentato anche questa Perfect Symphony. Perfetta. Parto io? Parti e tu, mi raggiungi? Poi arrivo io. O facciamo e salutiamo tutti gli amici dello staff di Ballando allora alla grande Telecupole. Vogliamo veramente salutare tutti quelli che ci seguono su Telecupole alla grande tutti i giorni, ma soprattutto voglio ringraziare e salutare con un calorosissimo abbraccio tutta la famiglia Toselli e tutta la famiglia di Telecupole, tutti i ragazzi grandi, che ci lavorano, grandi. Andrea, Mondino, Fausto e tutti. Va bene? Sì. Ho detto tutti? Tutti. Sottolineiamo tutti. Symphony. Perfect tonight.
la mia donna, la forza delle onde del mare. Cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia, diventi noi. E siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile. Stavolta non ti lascerò. Mi baci piano ed io torno ad esistere. E nel tuo sguardo crescerò. Ballo con te. Poi a piedi nudi noi, dentro la nostra musica, io guardo da ridere e sussurrando ho detto: tu stasera vedi sei perfetta per me. Nell'oscurità, stretti forte poi, a piedi nudi noi, dentro la nostra musica, ho creduto sempre in noi, perché sei un angelo, io t'ho aspettato, tanto t'ho aspettato. Perché tu stasera sei perfetta per me. Mentre la nostra assistente di studio sta sbranando un giocattolino. Peccato, perché valeva molti carati quel giocattolo. Revival Vip, chi c'è oggi a Revival Vip? Il grande, elegante Nico Fidenco. Nico Fidenco, che purtroppo ci ha lasciato poco tempo fa. Come nasce un amore? Video originale del 1961. Nel 61 Nico Fidenco non è più un esordiente, incide brani in inglese e in italiano tratti da colonne sonore di grandi film di successo. In quel periodo, oltre alle colonne sonore, incide alcuni grandi successi per l'etichetta RCA italiana, esatto. Come legato ad Un granello di sabbia. Ti voglio cullare, cullare, portandoti sull'onda del mare, del mare. Uscita appunto nell'estate 1961 e Come nasce un amore, uscito nel settembre 61. Curiosità, un po' per carattere, un po' per scelta dell'RCA stessa, Fidenco, seppur presentandosi in maniera elegante e raffinata, era tuttavia molto timido e non voleva quasi mai che il suo volto apparisse sulle copertine dei dischi, preferendo che ci fossero al suo posto delle belle ragazze. Io devo dire una cosa, Nico Fidenco, insieme ovviamente a Riccardo Del Turco e a Jimmy Fontana, che purtroppo non c'è più neanche lui, e a Gianni Meccia, che faceva una parte del Super 4 con grande successo sulla Rai, devo dire una cosa straordinaria, che tutti loro venivano in un mio locale a Montecatini e qualche volta siamo stati tante serate insieme. Poi quando a volte poi noi magari ci trovavamo, che ne so, a Chianciano o da un'altra parte in qualche locale, a volte non tutti, ma o alcuni o a volte tutti ci venivano anche ci a trovare. Ci raggiungevano. Alla grande. Grande. E allora andiamo con questo, grazie alla nostra redazione, con questo super speciale Revival VIP. Nasce un amore, forse tu non lo sai. Piano piano ti sfiorerò e le labbra ti toccherò e vicino, vicino ti starò.
è come una farfalla che si posa su un fiore. Io ti accarezzerò, piano piano ti parlerò, piano piano ti troverò, e nessuno ci sentirà, e nessuno ci troverà. Mai, mai, mai più. Così, senza rumore, così nasce un amore, forse tu non lo sai. Piano piano ti parlerò, piano piano ti bacerò, e nessuno ci sentirà, e nessuno ci troverà. Tienilo per te, non dirlo a nessuno. E questa è la sigla per andare a conoscere meglio l'artista di oggi. Vai Paola. Canto così, dall'emozione il mio mestiere. Conosciamoli meglio, ma io sorrido. Michele, anche fuori onda, hai un sacco di aneddoti nella tua vita, insomma, quanti anni di carriera sono? Non ce n'è una babbuna di riserva. No. Perché lui mi dribbla le domande, cioè la sua dolce metà, Cristina, che guarda che mi scrive il gobbo e me le spoilera lei poi le risposte, attenzione, e qui nulla sfugge. Anni di carriera? E non parliamo che avevo 14 anni. 14 anni, ne ho 18. Ne ho, insomma, ne ho un bel po' di più, e allora adesso sono passati tanti anni. Ma caspita, hai toccato i teatri più grandi del mondo, sei stato in tutto il mondo quasi a cantare. E no? Beh, vedi, io avrei dovuto fare il navigante, ecco, e avrei dovuto viaggiare. Ho viaggiato cantando. Col microfono. Che è molto più divertente e molto più redditizio, se vogliamo. Sicuramente. Che dal buon genovese non guasta. Sicuramente, no? Da buon genovese infatti non guasta. Quindi... meglio di così cosa vuoi? Senti, l'emozione più grande, il palcoscenico che ti ha dato più emozione in assoluto, se c'è? Quello che mi ha spaventato di più è l'Olimpiade di Parigi. Immaginavo. Però la prima volta, la seconda volta un po' meno, ci stavo facendo l'abitudine. Poi invece come grandezza eccetera è stato il Madison Square Garden. Oh, che bello. Eravamo io e Little Tony, è stato... una serata epica. Beh, sicuramente. Quella sera lì ci siamo sfogati, abbiamo fatto rock and roll a manetta. Che bello, quanti ricordi, Michele. Susan dei Marinai, tappa importante per te, no? Un brano importantissimo. Sì, è una canzone scritta dalla musica da Corrado Castellari. Salutiamo il Corrado. Il testo, per mia fortuna, era di Fabrizio De André. Ecco, e qui come nasce? C'è l'aneddoto anche qua di questa canzone? Nasce perché io e Castellari avevamo fatto la musica del Testamento di Tito per l'album La Buona Novella di De André. Fabrizio è uno che non voleva avere debiti. Ha ricambiato la cortesia scrivendo queste parole. Che bello, l'ascoltiamo allora oggi, Michele. Certo, è la storia di questa donna dell'Angiporto genovese, un personaggio tipico della cultura di De André. Che bello, l'ascoltiamo, la storica Susan dei Marinai, per voi Michele Ritornelli. Santi marinai, ma trovi in tutti i bar, dice, un bicchiere poi. Ragazzi parto con voi, c'era una volta assai, su Santi marinai, disse un bicchiere poi. Ragazzi parto con voi. Thank you.
Marco e Niagara, e siamo veramente felici perché noi diversi anni fa siamo stati un po' lo scopritore. Sì, questa sì, è una new entry, siamo felici perché fa parte di una bella etichetta e una bella edizione musicale che sono la Tube Music del grande Franco Madera. E allora sono Marco e Niagara che ci fa ascoltare questa bella canzone. Sogno, Sogno. Vai, Marco. Vai. La sua bocca sul mio collo, sento il suo respiro addosso, mi sfiora lentamente come solo lei sa fare. Mi accompagna nei suoi passi, balla senza mai fermarsi, mi allontana e poi mi stringe ancora a sé. Sogno, non svegliarmi. Sogno, non bruciarmi con quel fuoco acceso dentro te. Sogno, non svegliarmi. Sogno, non lasciarmi mai. Quando la canzone finirà scomparirai. E adesso arriva Cristiano Chesi e Tiziana Caserta, ma non sono esattamente loro, in questo caso rappresentano Tarzan e Jane, sono nella giungla. Beh, sono Tarzan, ci vuole un po' di fantasia, ecco, per... Sì. Però tiene, riesce a tenere botta. Però la Caserta, diciamo insomma, che... la Caserta è a moda, cioè, la Caserta... Vabbè, comunque andiamo a vedere che cosa combinano oggi lì nella giungla Tarzan e Jane. Questo amore viene e va, anche se non vuoi. Oh, Tarza, ma con codesturno invece di far venire gli animali e tu fa venire il pronto soccorso, Io già ne sto provando, che pretendi anche tu? Senti, piuttosto, noi bisogna cambiare il bagno. Come il bagno? Perché? Oh. Ma come perché? O che è possibile che tutte le volte la mi scappa io ed è andato sul banano? Ma non capisci? Il banano è strategico. Quando tu soffri di stitichezza, tu prendi una banana e via. Oh no, io sul banano non ci voglio più salire, perché l'ultima volta presi paura e acchiappai la coda della tigre, pensavo fosse la nostra coperta invernale, e io da quella volta, guarda, e mi è preso male il cuore, c'ho il cuore matto. Ma che cuore matto? E poi la tigre, se ti ricordi bene, la mandai via io con un grosso gesto di coraggio, eh? Sì che me lo ricordo, e t'avevi mangiato fagioli, tu la mandasti via dai puzzo, porra bestia. Insomma, senti, io sui banano e non ci salgo più. Insomma, senti, tanto qui siamo nella giungla, per cui un posto vale l'altro, eh? Da, basta un tu vada nelle buche dei serpenti, vero? Perché se no tu mi salveresti te con un altro gesto di tuo coraggio? Ma dipende, che lo sentano il puzzo serpente. La storia del mondo non si può cambiare, questo amore viene e va, anche se non vuoi. Ma
sono forti, dai, sono forti, ma veramente, dai. Sono straordinari. Cristiano Due Pesi, attori bravissimi. Fa delle cose veramente straordinarie, sì. E si contorna sempre di attori molto, molto, molto bravi, bravi, molto, sì, bravi. Adesso andiamo con una mia versione a swing, tra l'altro, di My Way. Io la faccio in tanti modi, veramente non tanti, sono due o tre, sì. Due o tre, ma uno di questi è proprio a swing, in uno dei miei spettacoli in Scandinavia. E tra l'altro devo dire che questa versione fatta a swing così la imparai proprio a Las Vegas tantissimi anni fa, dove la sera, io esibivo il pomeriggio, ma la sera si esibiva Sammy Davis Jr. Beh. E allora in uno dei suoi concerti andai lì e dico: ma senti che roba, e poi la montai con la mia grande orchestra, bellissima orchestra questa che mi accompagnava in questo show in Scandinavia. C'era anche la Paola, però ovviamente non suonava e non suonava niente, ma stava lì. E alla grande avevo un bravissimo sassofonista, un bravissimo trombone, insomma tutti erano uno più bravo dell'altro. E la versione di My Way a swing, eccola qua, Luciano Nelli per voi. 1, 2, 3, 4. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I say it clear, I say my case, a witch and Satan. Nightly, I light as fool, I travel each and every highway. And more than this, I did it my way. Regret, I had a few, but then again, I feel to mention. I did what I bloody had to do, and so it through without extension. I'm playing a shoddy cool, he can't force it by long day byway. And more than this, I did it my way. Yes, like with time, I'm sharing you. When I need all more than I could kill, but throw it all, and there was now. I had it up, and spit it out. I felt it all, and that's it, so I did it my way. Con questo vi salutiamo, quanti ricordi, Luciano, domani, non quanti mancare. Bei ricordi della Scandinavia, sono cose belle, beh, sono cose davvero belle. Devo dire che quando questa canzone è stata pubblicata forse qualche mese fa, perché chissà dov'era il filmato, ho avuto subito un sacco di complimenti anche da parte proprio di musicisti importanti, che ringrazio. Questa dovrebbe essere la musica. Vabbè, insomma, lasciamo perdere. Però, dato che la nostra redazione ha tutto, mi piacerebbe ritrovare quando io facevo, nel momento dell'apertura dello show, dance, e cantavo e ballavo questo brano. Chissà, magari, se una volta magari, la potessimo rivedere, chissà. Mi piace. Abbiamo dato un suggerimento alla redazione, perché tu cantavi proprio e cantavi davvero, non è che e non, ballavo, esatto. E ballavi, sì. Dance. Vabbè. Adesso ci vediamo domani, amici. Ciao a tutti, bacioni a tutte le signore e un abbraccio grande a tutti i nostri carissimi amici. Ciao. Ciao. Quanti ritornelli